Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e Provincia. Un progetto che ha radici profonde e che parte dalla riqualificazione dell'area sportiva di Via Gerbi e che, nonostante la pandemia abbia minato certezze, inizia a dare frutti straordinari. In regia l'assessore allo sport Mario Bovino, il punto di partenza è il rinnovato Palabosco e la nuovissima area bar. L'idea di base è stata quella di proporre all'interno e all'esterno del complesso sportivo degli spazi sponsorizzati attraverso una manifestazione di interesse, dice l'assessore. L'obiettivo è stato sicuramente raggiunto. Grazie al supporto di privati come Bosca, GL Service e Asti Garden, si è raggiunto una cifra di circa 80.000 euro. Dopo un'accurata analisi, conclude Bovino, abbiamo individuato nelle palestre dalla Chiesa e Brofferio le strutture che necessitano di supporto. Pertanto il denaro raccolto servirà a sistemare gli spogliatoi delle due palestre cittadine. L'ASL Asti ha dominato il dottor Maurizio Penna, direttore della struttura complessa Laboratorio Analisi. Ricoprirà l'incarico per i prossimi 5 anni. La struttura torna così ad avere un proprio direttore di ruolo. Proseguono gli appuntamenti del Festival Passepartout. Oggi, giovedì 10 giugno alle 18 nel cortile della Biblioteca Astense, ospita il pastore battista Lidia Maggi, che parlerà di malattia, paura e dialogo ecumenico. Alle 21 nel cortile della Biblioteca, lo storico Tommaso Montanari parlerà le due lingue degli italiani. Venerdì, invece, alle 18 nel cortile della Biblioteca, sarà il momento di Massimo Franco che proporrà la Chiesa tra enigmi e profezie. All'interno della rassegna, tra gli ospiti, l'imprenditore Aurelio De Laurentiis e il procuratore Nicola Gratteri. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Ah sì, sono giornale.